Nella società attuale il valore estetico ha assunto una caratteristica così predominante da rendere la stessa bellezza un fattore quasi discriminante. Sono sempre in aumento infatti casi di body shaming, bullismo, violenza ed emarginazione, come raccontano le cronache quotidiane. Maria Laura Mattei, professionista di dermopigmentazione, oltre che da sempre tenace, sostenitrice della bellezza vera, quella interiore, quella dell'anima, insomma, sceglie quest'anno di dedicare un evento alla sensibilizzazione su questo tema. Sono persone che hanno alopecia, quindi perdita totale o parziale di tutti i peli del corpo e i capelli, persone bruciate dall'acido o dalla benzina e anche ovviamente persone che hanno affrontato una chemioterapia, quindi hanno perso tutti i capelli e i peli. E sappiamo benissimo che perdere le sopracciglia o gli occhi può rappresentare, o addirittura un'areola del seno, può rappresentare un annullamento della personalità, perché le persone quando si vedono allo specchio non si riconoscono più. All'interno dell'Agorà Morelli, numerosi ospiti, tra i quali l'attrice Rosalia Porcaro, l'astrologo Riccardo Sorrentino, imprenditori e professionisti, hanno assistito a performance di body painting e ballo, un evento festoso ma anche di riflessione su un aspetto della società moderna che condiziona e spesso crea enormi disagi. Un disagio estetico può rappresentare anche un disagio emotivo e quindi il mio obiettivo e il mio ruolo, se vogliamo, quello che mi sono imposta personalmente per cercare di aiutare anche se in minima parte queste persone che soffrono, è di cercare di ricreare una dignità estetica, espressiva del volto in modo da ritrovare poi quella dignità emotiva interiore che è stata persa. Essere in pace con la propria fisicità o con i propri difetti dunque aiuta a vivere in armonia, magari anche ricorrendo a tecniche di pigmentazione della pelle che possono coprire le cicatrici proprio del corpo ma anche quelle dell'anima. Se un volto mi si presenta con delle cicatrici da acido o da benzina o da fuoco, sicuramente far risaltare le forme e quindi i canali espressivi serve a fare notare anche meno la cicatrice.